La nota attrice italiana ha cambiato idea su Quei Mari. Punto di domanda. Punto. Qualche mese fa Asia Argento aveva pesantemente criticato la TV di Silvio Berlusconi, considerandola come tutto il male del mondo. Addirittura aveva dato della sciacalla a Maria De Filippi dopo una puntata del talent show Amici 17. In quell'occasione, infatti, nel programma di Canale 5 si era presentato Gino Paoli. Il cantautore, dopo aver duettato con gli allievi di entrambe le squadre, fece la seguente battuta. Sono venuto qui per molestare la De Filippi, poi tra 20 anni mi denuncerà. Appunto Asia Argento e l'offesa a Maria De Filippi dopo una puntata di Amici. Un'affermazione che non è piaciuta a tanti, e che ha sollevato un polverone mediatico. In quell'occasione Asia Argento si sentì chiamata in causa dal momento che era stata la prima donna a denunciare per molestie il produttore cinematografico americano Harvey Weinstein. E per quel motivo la figlia del regista Dario, attraverso il suo profilo Twitter, si è arrabbiata moltissimo con Paoli e Maria De Filippi, considerandola una sciacalla perché non ha rimproverato il cantante. Asia confessa di voler lavorare con Maria De Filippi. In una recentissima intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, Asia Argento ha svelato di aver intrapreso una relazione sentimentale con Fabrizio Corona. Inoltre l'attrice ha espresso il suo desiderio di lavorare con Maria De Filippi ad Amici. Avrà cambiato idea sulla regina della televisione italiana? In tutto questo cosa ne penserà la conduttrice? Resta il fatto che su Twitter molti utenti hanno considerato Asia lunatica e che cambia opinione per le sue convenienze.